un nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico gilet osmanicato che io ho deciso di chiamare Amazzonia. Per poterlo realizzare io ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea Arabesque, che se ricorderete ho già utilizzato per realizzare lo scaldagollo qualche settimana fa. Questa volta ho optato per il colore 2 perché lo volevo che si abbinasse sopra dei vestiti che ho grigi, quindi sia questo che a scollo a V. Infatti, come potete vedere, anche il gilet ha uno scollo un po' a V qua sopra, e sia per un altro vestito che invece ho a collo alto. Quindi ho scelto il colore 2, ma sul sito, di cui vi lascio sempre il link in descrizione, trovate molti altri colori a disposizione. Ve li voglio far vedere. Guardate che meraviglia! Questo è quello che ho utilizzato per fare lo scaldacollo, ma abbiamo anche questo che io trovo fantastico, o anche questo che è molto abbinabile. Ma a parte questi colori, ce ne sono veramente tanti altri. Parliamo un attimo però del quantitativo. Allora, io ho lavorato con un uncinetto del numero 8 e per poter realizzare questo gilet ho utilizzato 4 di questi gomitoli. Ora, taglia M, 4 gomitoli vanno più che bene, taglia L ve ne occorrono 5. Però mi raccomando, qualsiasi taglia siate e volete fare le maniche, aggiungete 2 gomitoli in più, perché sicuramente vi serve un gomitolo per manica in quanto non ha un grosso metraggio. Quindi mi raccomando, se volete fare le maniche, quindi trasformare questo smanicato, questo gilet in una giacca, dovete andare a prendere altri 2 gomitoli in più rispetto a quello che vi ho detto. E per lavorare le maniche è semplicissimo: riprendete la lavorazione intorno agli scalfi e lavorate in tondo. Mi avvicino per farvi vedere i semplici 3 giri che sono andato a utilizzare per creare appunto questo smanicato. Lo smanicato o il gilet è fatto in un unico pezzo, quindi si parte dal basso, come sempre prendete la circonferenza dei vostri fianchi o del seno a seconda di quello che avete più grande, e poi si va a lavorare insieme fino ad arrivare agli scalfi. A quel punto si divide la parte dietro dalla parte avanti e si cuce poi sulle spalle, quindi c'è solo 2 cuciture alle spalle. Altra cosa, l'alamaro, lo trovate disponibile anche questo sul mio sito, ci sono diversi colori tra cui il nero e il blu, vi lascio comunque il link per poterli andare a vedere in modo da poter acquistare quello che vi piace di più abbinabile al colore che scegliete. Mi raccomando, se lo fate un po' più lungo o se lo volete un po' più chiuso, l'alamaro va cucito un po' più all'esterno, cioè all'interno rispetto a quello che ho fatto io, in modo tale da avere averlo più chiuso, e se lo fate un po' più lungo andate a prendere 2 alamari in modo da averlo più chiuso, perché altrimenti lo chiudete qui, ma qui vedete si tende ad aprire, quindi meglio averne 2 che così lo potete chiudere maggiormente. Detto ciò, quindi spero che anche questa semplicissima e velocissima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentato con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sviluzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro gilet osmanicato io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Arabesque. Se ricordate, io ho già utilizzato questo filato per realizzare uno scaldacollo. Questa volta ho deciso invece di utilizzarlo per un gilet, perché è caldo, è grosso come filato, quindi si lavora velocemente, e soprattutto voglio usare un punto semplice per dare risalto alle varie sfumature. Io ho scelto il colore numero 2, ma qui vi faccio vedere anche altri colori disponibili, anche questo è fantastico. E vi dico già che qui vi faccio vedere un piccolo campione. Allora, io lavorerò con l'uncinetto numero 8 e nella mia lavorazione vera e propria monterò 62 catenelle. Ora, 62 catenelle a me mi permettono di avere una larghezza di circa 78 centimetri. Però attenzione, i 78 centimetri io li ho raggiunti facendo il primo giro. Quindi, quando ho montato le 68 catenelle, in realtà ero sui circa 75 centimetri e mezzo. Sapevo che facendo il primo giro si sarebbe allargato un po' perché le catenelle tendono a cedere, e infatti sono arrivata a 78 centimetri. Non è la mia circonferenza, voi sapete che la mia circonferenza fianchi è intorno agli 84 centimetri, 80, sì, 84 centimetri, ma io non voglio che si chiude tantissimo, voglio un gilet normale, quindi non lo voglio con la chiusura, anche perché poi metterò un alamaro che mi permetterà comunque di chiudere il gilet senza però dover mettere i bottoni. Quindi diciamo che come circonferenza, quindi 68 catenelle montato il primo giro mi dà 78 centimetri, senza il primo giro arrivo a 65 centimetri e mezzo. Ora,
taglie più grandi o anche taglia stessa mia, ma che lo volete un po' più chiuso, un po' più largo, dovete sapere che per fare questa lavorazione non c'è alcun tipo di multiplo, quindi potete aumentare di 3, 4, 5 catenelle. L'unica cosa che vi consiglio è di non aumentare troppo, in quanto comunque stiamo parlando di un filato grosso, quindi già 3 catenelle vi danno almeno quasi 2 centimetri, quindi tenete un po' presente questo. No, 2 centimetri no, però 1 centimetro sì. Quindi diciamo che io vi consiglio per una taglia M di andare ad aumentare al massimo di ma direi di almeno 4 centimetri, non di più. Quindi andiamo a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono ossa prima maglia alta, salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, e per tutto il giro vado a fare questo, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi davvero semplicissimo. Mi sa che io questi 3 giri già ve li ho proposti per un'altra creazione, forse era una maglia, adesso non mi ricordo, però sono i 3 giri che preferisco fare quando si va a lavorare un filato così grosso e soprattutto quando si vuole dare risalto alle sfumature più che al punto. Quindi terminato il primo giro, ops, scusate, mi è scappato l'uncinetto. Giriamo quindi tutte maglie alte, giriamo la lavorazione e andiamo a fare il secondo giro, che è invece un giro di mezze maglie alte, quindi 2 catenelle, entriamo nella maglia alta successiva, andiamo a fare una mezza maglia alta e facciamo questo per tutto il giro, quindi una mezza maglia alta in ogni maglia alta. Quindi davvero semplicissimo. Preferisco non fare tutti i giri di maglie alte perché ho paura che poi la lavorazione ceda e si allarghi un po'. Quindi invece alternando con un giro di mezze maglie alte o un giro di maglie basse, la lavorazione resta compatta, quindi non tende ad allargarsi troppo. Quindi, ma rimane, vedete, perfetta. Quindi terzo e ultimo giro, di nuovo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi è davvero anche qui semplicissimo. Quindi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Davvero, davvero molto semplice. Quindi questi sono i 3 giri che andremo a ripetere fino agli scalfi. Poi vi farò vedere naturalmente come dividere la parte di avanti dalla parte dietro, però voglio farvi vedere anche una cosa, perché ho paura che dopo, quando la lavorazione sarà molto di più, non si vedrà bene. Quindi vi voglio far vedere come andare a fare, se le farò, perché ancora non ho deciso, le diminuzioni allo scollo, per avere uno scollo a V. Io mi giro con la lavorazione e se lo scollo va da questa parte, vedete, in questa parte, io andrò a lavorare in questa maniera, farò 2 catenelle, entro nella maglia alta successiva e vado a fare 2 maglie alte chiuse insieme e poi vado a fare normalmente una maglia alta. Quindi questo serve per quando andiamo a fare le diminuzioni. Ripeto, ve lo faccio vedere qui perché ho paura che quando poi andrò a fare nella lavorazione vera e propria, questo colore, che comunque è un colore un po' scuro, potrebbe darvi fastidio. Quindi poi mi giro, devo andare a fare le mezze maglie alte, quindi vado a fare normalmente le mezze maglie alte in questa maniera. E come potete vedere, qui ho la maglia alta e qui ho le 2 maglie alte chiuse insieme. Vado a fare una mezza maglia alta non chiusa sopra la maglia alta e una mezza maglia alta non chiusa sopra le 2 maglie alte chiuse insieme e le chiudo. E poi ricomincio. Quindi terzo giro, di nuovo 2 maglie alte, una maglia alta non chiusa, cioè 2 catenelle, una maglia alta non chiusa e chiudo insieme. Quindi questo è per fare diminuzioni, però ripeto, non sono ancora sicura che le farò perché ancora non sono arrivata a mettere i marcapunti per dividere la parte dietro dalla parte 2 parti avanti. Però ho paura che poi quando ci sarà troppo lavoro, vedete, non si riesca a capire bene, quindi ho preferito farvelo vedere adesso. Come fare le diminuzioni, naturalmente dalla parte avanti si farà la stessa maniera, solo che invece di fare inizio giro si fa a fine giro, perché scollo a V, scollo a V, però così almeno sapete come si vanno a fare le diminuzioni. E io poi vi farò vedere, vi dirò naturalmente se le sono andate a fare, quando sono andata a farle e via discorrendo. Allora,
Allora, io ho terminato di lavorare la parte sotto della giacca, ho ripetuto i tre giri per 6 volte, come altezza per me va più che bene, vi ho detto che non volevo una giacca lunga. A questo punto si deve andare a mettere i marcatori. Come ricorderete, io ho montato 62 catenelle, quindi ho 62 maglie alte e ho fatto in questa maniera, ne ho messe 15 avanti per lato e 32 dietro, in modo tale che quando andrò a cucire dietro comunque lascerò un po' libero. Non cucirò fino a tutto, naturalmente lascerò un po' qui aperto oppure farò lo scollo a V. Devo ancora un attimo decidere, però dicevo, quindi per le taglie più grandi calcolate di mettere almeno 2 maglie alte in più per lato per una taglia M, 4 maglie in più per lato per una taglia L e così via, quindi aumentate sempre un po' di più. Ora, a questo punto quindi io vado a lavorare le mie parti separatamente e vado a rifare di nuovo dal primo giro, quindi nel mio caso vado a lavorare semplicemente il mio giro di 3 maglie di maglie alte, quindi 3 catenelle e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta del giro precedente, perché sto ripetendo il primo giro, e fatte le 15 maglie alte mi girerò con la lavorazione e quindi ripartirò a fare il secondo giro, che è il giro di mezze maglie alte. Quindi molto semplice, ripeto, non so ancora se farò delle diminuzioni. Se farò delle diminuzioni, naturalmente vi dirò che le farò sempre qui, e se farò due maglie alte chiuse insieme, magari le farò solo negli ultimi giri. Comunque adesso vedo un attimo e poi vi dirò naturalmente tutto se deciderò di farle. Mentre dietro la parte va a lavorare normalmente, quindi si lavora da subito dopo il marcapunti fino all'altro marcapunti, si va a fare lo stesso numero di giri fatti sul davanti. Forse farò solo delle diminuzioni negli ultimi giri, giusto per avere lo scollo un po' a V, non lo so, devo decidere. Comunque adesso parto con questo giro e vi dirò naturalmente cosa sono andata a fare. Or dunque, ho terminato e io ho fatto un totale di 2 motivi più il primo giro, quindi sono 2 motivi, ogni motivo vi ricordo che è da 3 giri, più di nuovo il primo giro. Dopo il primo motivo ho fatto le diminuzioni, andando a fare le ultime 2 maglie alte quando finivo il giro di qua e le prime 2 maglie alte quando iniziavo il giro, chiuse insieme, quindi semplicissimo, ho fatto solo le 2 maglie alte chiuse insieme, niente di più, qua sempre dallo stesso lato. Quindi, se i giri in totale che ho fatto io sono 7, i primi 3 li ho fatti normali, negli ultimi 4 ho fatto appunto le diminuzioni. Stessa cosa da quest'altro lato. Mi raccomando, taglia M, secondo me dovete fare almeno 3 motivi interi. Quindi andate a iniziare a fare la diminuzione come me, sempre dal terzo, dopo l'aver fatto il primo motivo, perché tanto avete più maglie, quindi così lo scollo viene ancora più a V. Stessa cosa taglia L, secondo me dovete fare almeno 3 motivi e qualche 4 motivi, sì, forse anche 4 motivi vanno bene, ma fate le diminuzioni già dopo il primo motivo. Dietro invece ho fatto normalmente la lavorazione e poi sono andata a cucire qui in alto. Ora, come ultima cosa, io andrò a cucire il mio oddio, non mi viene il termine, mi viene il bottone, ma il mio alamaro, ecco, mi è venuto. Devo ancora decidere bene dove, però stavo pensando di chiuderlo il gilet proprio sotto al seno, quindi adesso me lo vado a misurare e poi vi farò sapere a quanti giri sono andata a cucire il mio alamaro e naturalmente a che distanza dal bordo, perché così, in modo che si chiuda bene, devo andare a indossarlo e a capire bene dove metterlo. Quindi io adesso me lo vado a spillare, lo provo in modo da decidere, vi dirò a che altezza sono andato a mettere, quante maglie ho lasciato libere da entrambi i lati per poterla cucire. Per cucirlo è semplicissimo, come potete vedere qui ci sono già i fori, quindi io prenderò soltanto un filo che abbia lo stesso colore di uno di questi colori, quindi ho un verde scuro. Ah, io ho usato l'alamara color verde. Quindi ho un verde scuro o un bianco, adesso decido un po', devo vedere anche un po' cosa ho, per poter appunto andare a cucire il mio alamaro.
Allora, sono andata a cucire il mio alamaro dalla spalla fino a giù. Io ho lasciato liberi 22 centimetri, mentre sotto sono liberi 27 centimetri e dal bordino io ho lasciato liberi 3 centimetri. Quindi mi va proprio sotto al seno. Io mi ero messa degli spilli quando me lo sono provata per essere sicura che mi arrivasse sotto al seno. Però voi potete posizionarlo naturalmente dove volete e potete metterne anche più di uno, quindi magari uno che va sul seno, uno un po' più giù, naturalmente anche di più se decidete di fare lo smanicato bello lungo. Detto ciò, quindi io posso dire che anche questo smanicato è terminato.